Calmati, perché poi passerà la parte del torto. La società odierna si attacca alla forma, ai modi, non a quello che accade, non al contenuto, capisci? Ti fa passare poi dalla parte del torto, quindi devi cercare di parlare in maniera corretta. Devi un po' reprimere l'ariete che è in te. Ciao a tutti, ragazzi. Vi ricordate quei bei vecchi video alla Passion dove Passion sclerava quando le arrivava qualcosa di rotto, un prodotto faceva particolarmente schifo o qualche azienda era particolarmente imbarazzante nelle sue operazioni di marketing? Quanti anni sono che non la vedete questa Passion? Saranno 2 o 3 anni. Ebbene, tutti tornano. Questo video lo sto girando con l'iPhone, manco la videocamera, ho preso perché è proprio una roba. Oggi non dovevo fare video, che è nata così. All'ultimo non c'avevo voglia di girare, prendere cavallette, cose, una roba più easy. Chi ha visto le mie storie di oggi già saprà. E sapete solo qualcosa perché poi ho detto faccio il video perché è una roba che dovete condividere questo video, raga. Dovete lasciare tutti i commenti di tutte le vostre esperienze negative avute col servizio clienti Sephora. Girare a questo video le vostre amiche che non mi seguono e far lasciare un cacchio di commento qua sotto. Perché sono stanca, perché queste cose accadono solo in Italia. Sephora è un colosso che merita solo che stima, credo sia la profumeria numero uno al mondo, ma in Italia, ovviamente in Italia. Ma che cos'è che funziona in Italia, raga? Niente. Partiamo proprio dal principio, così vi spiego per bene. Mi è arrivato il calendario, di Sephora, che io ho acquistato col mio cash 109,90 centesimi. Ora, tralasciando il contenuto, piace, non piace, troppi soldi, questo non è il tema del video, poi ognuno spende i propri soldi come vuole, se ritiene che sia giusto li spende, se no no. Mi arriva questo bel pacco, io in semi live faccio delle storie in diretta, mi è arrivato, sono salita, ho fatto le storie in cui prima ve lo faccio vedere fuori, poi lo apro. Cosa succede per prima cosa? A Cipri Too Faced, praticamente Arosta 4. Mi arriva aperta, così, tra l'altro azzeccato, ecco, proprio così, azzeccato, non capisco, boh, azzeccata così aperta, però c'è il sigillo, è chiusa, è integra, git, vabbè, solite stranezze di Sephora, passiamo avanti, proprio la prima casellina che ho aperto. Passiamo avanti, vado ad aprire la casellina 2, tra l'altro questo è uno dei prodotti chiave che mi ha fatto acquistare. Il calendario illuminante di Natasha Denona Super Glow tonalità 2. Wow, bellissima! E già vi ho cucciato un po' sporca. Non so se si vede, c'è un po' macchiato. Ecco, vedete? Vado ad aprirlo. Ci facciamo un croce sorte. Voilà! E voilà! Tutto rotto. No! Come al solito, tutti gli imballaggi di Sephora non hanno un imballaggio, questo lo sappiamo perché sono anni che leggo in vari gruppi grandi, grandissime pagine o video di gente che riceve puntualmente qualcosa di rotto da Sephora. Tant'è che io ho iniziato un po' di anni fa proprio una campagna di boicottaggio a Sephora proprio perché, benché venda i brand miei preferiti in assoluto, io se posso cerco sempre di comprarli da altre parti perché hanno un servizio clienti che fa pena, raga, e lo sanno tutti, anche i bambini, tant'è che tanta gente come me se può compra da un'altra parte, benché se fuori sarebbe più comodo perché i pacchi arrivano più velocemente, perché il sito è in italiano, perché molti di voi hanno lo store a pochi passi da casa, invece no, questo dove lo potevo? Non potevo comprare da nessuna parte perché è il calendario dell'avvento di Sephora, non è che lo vende Beauty Bay, il calendario dell'avvento di Sephora, e quindi la cogliona l'ha comprato. Finché siamo qui, dici, vabbè, questo è tutto, può capitare. No, non può capitare che tu un calendario di 109,90 € non puoi metterlo in un cartone così senza metterlo qualche pluriball, dopo che cartone accartocciato per se non vuoi usare la plastica, ci metti altre cose per fermarlo, no? Punto numero 2, se questo bel calendario di merda io non lo avessi aperto ora che siamo a settembre, ma avessi voluto aprirlo direttamente il 1° dicembre, quindi sarebbero scaduti 30 giorni per il reso. Carissima Sephora, come facevamo poi? Mancano più di 2 mesi, cioè mancano sì, più di 2 mesi, raga. Cioè, quindi io lo prendevo in quel posto. Se l'avessi aperto il 1° di dicembre, io l'avrei preso in quel posto.
Ma vi pensate che sia finita qui? E no, perché c'è di più, c'è di più. Io nera. Nera chiamo l'assistente, io sono assistenza, io sono Gold, quindi il numero è gratuito. L'unico vantaggio che abbiamo con noi Gold, perché non abbiamo un cazzo di niente, diventi Gold e non sei nessuno comunque, cioè non è che privilegi, che no. Questo è 30 euro di regalo al compleanno, 30 euro che puoi spendere solo su un brand praticamente, che è Anastasia no, Huda Beauty no, Fenty Beauty no, Katz, Saatchi, Natasha Denona no, Pat McGrath no, cioè solo su Cipri 50 anni fai Guerlain, sostanzialmente sti 30 euro puoi spendere, quindi fumo negli occhi, specchietti per le allodole inutili. Ovviamente ogni volta che io chiamo il servizio clienti faccio una fatica immane a capire perché evidentemente sono persone non italiane che conoscono la lingua italiana ma la conoscono male perché io non le capisco mai, mi dispiace dirlo. Oh, ti devi calmare, io te l'ho pure detto. Per non portarvela per le lunghe, carissime ragazze mie, che succe? Succe che la ragazza al telefono con non poca difficoltà riesco a capire che vuole dirmi che devo fare il reso di questo bellissimo pacco da circa 2 kg, credo. A mie spese, devo fare il reso a mie spese, ma in quale mondo? Ora lasciamo stare anche Amazon che funziona alla perfezione anche lì, se guardiamo poi retroscena, anche Amazon c'ha le sue, no? Ma tanti, 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 tanti siti organizzano loro i resi a loro spese o addirittura ti sostituiscono perché sono dei signori, ti sostituiscono il prodotto subito, senza aspettare che tu gli mandi quello indietro, no? Ma non solo, non è che dice, vabbè, sì, ora ti organizziamo il reso, ti mandiamo il corriere e tu non devi fare niente, tranquillo, abbiamo sbagliato noi, no. Con Sephora Italia non funziona così. Con Sephora Italia io, durante il periodo Covid, sarei dovuta andare, per una cosa non necessaria, in posta, a spendere, credo, 20-30 euro di spedizione per poi aspettare i loro comodi quando il pacco gli arriva indietro, che c'è gente, tanta gente si legge in giro che riceve rimborsi da Sephora dopo un mese, dopo 2 mesi, così. E quindi avrei dovuto aspettare i loro comodi, diciamo, anticipare dei soldi, quindi 109 più eventuali 20-30 di spedizioni. E poi quando gli girava loro mi davano il rimborso, senza specificarmi i tempi, il che la dice lunga. Contenta io perché poi a me, lo sapete, cioè io solo con poche persone, capisci a me, purtroppo mi sono sempre fatta sottomettere, umiliare, insultare, con tutto il resto delle persone al di fuori di quelle due, io non mi faccio passare una mosca dal naso, anzi forse a volte esagero anche nei modi, non è questo il caso, ma spesso esagero nei modi, potrei essere un attimino più easy, invece no, io mi agito sempre, ma qui ho ragione, raga, io quando ho ragione, so di avere ragione, cioè proprio a me non mi mandi più. Contatto quindi via chat. L'assistenza Sephora, vi metterò da qualche parte qui parti spezzoni della conversazione. E dopo aver spiegato il problema, dico, ho chiamato l'assistenza, allego le foto dei prodotti rotti, mi hanno detto che devo anticipare i soldi, per me è assurdo, ho detto che devo anticipare io i soldi, e poi è una questione di principio, lo so che magari qualcuno, cioè, è proprio una questione di principio, raga, io, c'è chi anche chi non ha principi nella vita, io sono una proprio tanto da passare, poi a volte dalla parte del torto per i miei principi, non è questo il caso. E quindi no, no, anche se costava 20 centesimi la spedizione, ma non esiste proprio che tu non mettono poche pluriball, mi fai arrivare a roba scassata a casa, scende 9 euro e poi ha già scende, ha già posta, ha già fa fila, rischio contagio Covid, ha già speso 30 euro, aspettavo chissà quando mi reso. No. Per farla breve, mi rispondono quello che vi ho fatto vedere, che ora è tipo, rimane in contatto col nostro servizio clienti. Ma cosa deve rimanere in contatto col servizio clienti? Gli ho scritto, ma che cavolo stai, cioè, che cavolo di risposta è? Se ti ho detto che il servizio clienti l'ho già contattato. Modera i termini. Is o is, vicina a me, modera i termini perché ha già scritto che cavolo di risposta è? Tu a me?
Ecco qui poi che torniamo al discorso dell'inizio del video, che la gente si attacca alla forma, cioè loro non è che hanno detto scusa, sì, boh, vediamo di risolvere la situazione. Tra l'altro, raga, loro possono vedere che io spendo veramente migliaia di euro all'anno, e questo non significa che chi ne spende 100 all'anno non dovrebbe avere lo stesso trattamento, attenzione, ma a maggior ragione una cliente come me. Ti impegni un pochettino, no? No, sai che cazzo stanno, sai che cazzo stanno facendo negli uffici di Sephora? Quello che, a che cosa serve il contatto Facebook di Sephora se voi non accedete al coso cliente? Cioè, che ci state a fare? Che servite? Al che pom sul nervosite, agit. Io modero i termini quando tu mi raffo lavoro tu. E che ne si straga, cioè, ma ti dire se è una che fa che scema? O che creatura, che mi accusa, agit, che si fa che sia maestra? Moderai i termini, perché agit, che cavolo? Invece di scioccare che decine di persone stanno ricevendo questi cazzo di prodotti rotti, perché poi quando vi ho fatto vedere le storie su Instagram, in tante mi avete detto che tantissime altre persone, ma non mi ricordo i nomi perché non so, sono persone che sì, seguo su Instagram, ma non le, che le seguo, quindi hanno ricevuto questi prodotti rotti, lo stesso coso di Natasha Denona, eccetera. Quindi Sephora, ma tu non si cazzo con quel miseri c'aosta, no, io voglio che questo cazzo di video vada in tendenza, ma no, perché non me ne faccio, raga, vi giuro, ma ve lo giuro, non scuole sui miei animali, che è la cosa che ho di più cara insieme a Omar al mondo, non me ne frega un cazzo, scusa Sephora per i termini, di guadagnare soldi, black, popolarità, scendo, a me non me ne faccio manco le 109 euro, va boh. Che non amo essere presa per il culo. Tante persone che hanno ricevuto questo illuminante rotto se ne stanno zitte e non fanno nessuna contestazione, e non va bene, perché Sephora continuerà a fare così per sé, baccattano un po' che Blue Ribbon Sephora, ridicoli, siete ridi, solo in Italia succedono queste cose. Tra l'altro la cosa bella, sapete qual è? Che prima che mi arrivasse il pacco ho fatto un altro ordine, ho preso la palette nuova di Natasha Denona Glam, è un'altra cosa, poi non vi spoilerò perché poi vi faccio il video. Maledetta me, perché se mi arriva rotta non è che dici che palle, c'è lo scazzo momentaneo, però sai che di fronte è un'azienda che si mette a disposizione e ti risolve il problema. Sì, dici palle, due coglioni, ma non posso usarla, quei due o tre giorni così, però o hai il rimborso o hai una palette nuova. No, con Sephora questo non accade mai, mai, ti attacchi al cazzo, scusa Sephora per il termine, scusa. Allora fatemi capire, io devo moderare i termini, ma voi veramente mi potete essere sputtanati in mondovisione, ma quali termini? Ma imparate a fare un lavoro worst, passa partendo dalla cosa meno irrilevante, cioè a me non me ne fotte, ma molte persone ci badano, ai campioncini ridicoli, e non rispondete alle email, rimborsate dopo mesi, non avete un servizio di reso efficiente, non mettete un po' di Blue Ribbon nei pacchi, e ne vogliamo raccontare ancora? Poi sono io che devo moderare i termini? Ora lo so che molti diranno, ma dai, un calendario dell'avvento, mamma mia che esagerazione, se a voi piace farvelo mettere in quel posto e starvene zitti, a me no, perché qua nessuno va a rubare, vero, non vado a lavorare in miniera, ma non vado a rubare, pago le tasse, ho le mie spese, quindi comunque quei 109 euro potevo, spenderli per qualche altra cosa, invece ho preferito regalarli a Sephora, che questo trattamento mi ha riservato. Di aver detto tutto, vi prego, sfondate questo video di commenti con tutte le vostre esperienze negative. Certo, non è che ogni volta che arriva un pacco da Sephora arriva rotto, però quante se ne sentono, quante, le dobbiamo racchiudere tutte qui. Condividete questo video con tutte le persone appassionate di make up che conoscete e soprattutto che sapete che ha avuto problemi con Sephora, perché ha rotto i coglioni, basta, si fanno gli eventini, e poi non ti trovo che i Blue Ribbon in danno pacco, eggia, e mi sto a steri. Cioè, la cosa più assurda, davvero, pensate quanto l'avrei preso in quel posto se io non mi fossi voluta cercare dei prodotti e guardarlo bene dentro sto cesso di calendario. Non ve lo compro, compratevi quello di Look Fantastic, che 3000 volte meglio e costa quasi a metà. Ciao. Scema io, stavo per montare il video e mi sono dimenticata di dirvi, perché magari poi qualcuno se lo chiedeva, come ho risolto. Non ho ancora risolto, ho contattato PayPal, perché io fortunatamente pago sempre con PayPal, mi ha detto che devono passare 7 giorni dalla ricezione del pacco, dopodiché fargli un così e provvederanno loro a gestire la questione con Sephora ed eventualmente ad avere poi il rimborso, come hanno sempre fatto anche con Selfridges quando mi arrivò una palette rotta di Pat McGrath e non feci neanche il riso, quindi ora ho la palette rotta, però ho avuto anche soldi indietro. Sephora, ma che pensi? Che stanno scemi, io un uomo comunque così, top.